In questa seconda domenica di Avvento il Vangelo ci presenta il profilarsi della figura potente di Giovanni il Battista. Ecco che allora, di fronte a questa figura potente, ci sono almeno tre suggestioni che vorrei sottolineare per una lettura pedagogica del testo del Vangelo. La prima suggestione, se vogliamo termini che possono stare tra il serio e il faceto, voce di uno che grida nel deserto. Quante volte un insegnante ha la sensazione di essere una voce che grida nel deserto, di essere una voce non adeguatamente ascoltata, e del resto ogni insegnante ha un desiderio tale di comunicare ai propri allievi che vorrebbe sempre essere profondamente ascoltato. Ma in realtà questa voce che grida nel deserto può essere pensata anche in un altro modo, sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista educativo. Nel deserto vuol dire nel silenzio, nella terra arida, ma nella terra arida che, se irrorata, se innaffiata adeguatamente, può portare frutti particolarmente preziosi. Il deserto che ci presenta la Bibbia non è mai il deserto della aridità totale, ma è sempre un deserto potenzialmente fecondo da un punto di vista soprattutto spirituale, perché tante cose importanti di cui la Bibbia ci parla accadono nel deserto. Ecco che allora l'insegnante, l'educatore, può sentirsi come la voce di qualcuno che grida, o forse talvolta potremmo dire che sussurra, che pacatamente parla nel deserto da due punti di vista. Talvolta è il deserto dell'anima, perché le persone che crescono, le persone che ci sono affidate, possono vivere dei momenti di fatica, dei momenti di difficoltà, dei momenti di crisi. E allora noi parliamo alla loro solitudine, parliamo al loro deserto, per cercare di irrorarlo, di renderlo più fertile, più fecondo. Ma può essere anche la voce di uno che parla nel deserto inteso come un terreno libero, non già troppo popolato di specie infestanti, non abitato da rumori, da frastuono, un deserto che in qualche modo è pronto ad accogliere una parola. Ecco allora che l'educatore, che l'insegnante può percepirsi effettivamente come uno che parla nel deserto, ma non nel senso della lamentazione sterile di chi non si sente abbastanza ascoltato, bensì piuttosto nel senso di chi vuole portare acqua, fertilità nel deserto dell'anima, e di chi vuole valorizzare il silenzio fecondo che si apre alla parola educativa.